Streamlabs, cioè che ti iscrivi, vai da qui. Vabbè, Canon e Palutena contro il cheese costituito da Pikachu e Jigglypuff. Ma Pikachu c'ha qualche modo per far comodo il resto di Jigglypuff? Pikachu, guarda, io penso che più o meno ogni mossa. Sì, però di figlio, cioè non è che c'ha qualcosa che... Ah, sì, fa una presa, ovviamente. Una presa, mi ha fatto proprio anche il perché a Bob Nord. Anche potrebbe fare una presa e tenerlo lì. Tenerlo fermo lì per far arrivare e far resti. Non è male. Poi svegliarlo con un giappino. Così. Passo un treno e nel frattempo... I treni li avevamo testati l'altra volta e non davano troppi problemi. Vabbè. Non so, lo vedremo sui gol. Immagino si senta un pochino. Sì, siamo in pratica quasi dentro la stazione. Sì. Di Grotta Mare. Quasi barboni di Grotta Mare. Baldo ha provato l'up tilt. E niente. Comunque dopo ho detto io Palutena Ganon. Sarebbe stata quella la squadra. Sì. Juggling da parte di Galax su Solaris. Mi è piaciuta l'Air Dodge per tornare a terra. Sì, da un Air Dodge che in questo gioco è abbastanza faster. Sì, se la gente sta cominciando adesso la squadra. Esatto. Perché a terra hai solo 10 punti di lago. Ma poi fast fall neutral air dodge, praticamente una air dodge direzionata senza lag. Oh, rest! Lo vedi? Punizione! La gente sta cominciando adesso la busta. Ma ho visto due occasioni buttate. Cioè un rest non punito e poi un Doria che ha mancato Pikachu quando mi ha cacciato via. Sì, comunque quel down smash a mio parere avrebbe grillato anche non caricato completamente. Possibile. Up smash. Perché è così forte? Io mica lo so. No, ma stava... Quanto stava di percentuale di vita? 100. Sì, è Jiggly, è vero. È Jiggly, cioè, cioè non importa la percentuale. Giusto. Aia, aia, perfetto. Tranquilli, stalla. Ok, due. Tu... Mi è piaciuto il fulmine sotto di Ello. Ah, non fa protect chase. Sì, Pikachu classico. Oh, no, è morto a 50. Ok, situazione di stage control totale per Galax e Dodge. In quella puntina. Ok, Ganon è morto. Ganon no, sarebbe tornato. Ha sbagliato. Sì, gli ha fatto un gimp praticamente. Ha toccato poco poco. L'ha fatto Perry sullo smash di Ganon. Sono commosso. È chi che il meta si volte? A Grotta Mare. A Grotta Mare il meta si volte alla stazione. Due contro due. La strategia segreta del fare tech, fare Perry su. Non allo shine. Qui. Esatto. Poi mette. Via. E eccolo! Bellissima la rip. Sì, Solaris ha l'abitudine di scendere abbastanza aggressivo ogni volta con i suoi aerei. Sì, ma sta facendo così smash e credo sia il terzo che colpisce. Sì. Spaziati proprio in amore. Caricati. Caricati pure, cioè tipo. Non ci posso credere. Sì, situazione. Guarda, a favore di Galax e Baldo sicuramente, ma neanche troppo, perché le cervali sono abbastanza... Sì, infatti. Non so cosa uccide il Tiki, io ho visto che non uccideva quanti punti. Side B. No, Side B non uccide. Io sono giusto già Side B. Quelle percentuali... Quelle percentuali sicuro. Sono su livello. E si killa da solo. Quel sacrificio andava fatto. Baldo killa Galax. A questo punto è abbastanza fattibile. Insomma, no. Beh, se Jiggly riuscisse a killare Ganon rimpandolo, poi potrebbe farsi un uno contro uno con Palutena e avere qualche speranza. Sì. Anche se Galax è un giocatore validissimo e ha questo punto. Sì, esatto. Bellissimo. Mi sta stallando praticamente, vorrei aspettare 4 minuti, non ho capito. Jiggly fa questo di solito. No, non ancora. Ogni volta che vedo uno smash mi prende il matto. No, non connetterla perché il personaggio palesemente lo tira. Mamma mia, gli schiaffi, Paolo. Paolo Tena. No, che schifo. Sono io. Cringe. Prego. Tank. 1-2. 1-0. 1-2, nel senso la squadra. Sì. Ok. Ok. Questi match. Match comunque abbastanza vincente. Sì, sì, ma ti dico questi smash proprio precisi. Galax e Baldo. So, se hai visto i peluche di Jiggly. Sì, sì, l'abbiamo mostrato prima a te. Ah, ok, perfetto. Galax e Baldo che tengono i personaggi, immagino anche i resti incisi.
perché Solaris sa usare solo Pikachu, Giannini ha un dottor Mario. Ma in realtà c'ha Mewtwo. A Mewtwo però non penso che lo userà. Giannini ha anche un dottor Mario dentro, che so. Sì. E l'ha usato per conto di te. Sì, non ricordo, mi pare di sì. E... Sword, vai. Ok. Però rimane... C'era il puntatore su New Sword Fighter, dicevo. Ok. Pikachu GP Pop. Cambia skin però Galaxy. Da quella blu a quella verde chiara. Campo più è importante, scusa perché è verde. È giusto. Noi c'abbiamo, io e Leo per sbaglio abbiamo fatto i colori uguali. Bianco entrambi. Bianco e rosso. Ah, con la squadra rossa. Ci stavano bene. Perfetto. Dai, cominciano l'Isam combo, ma viene messata, no, continua. L'Isam combo in 2 contro 2, però difficili da setappare, quello sicuro. Difficili da setappare e difficili da continuare, perché c'è sempre l'avversario che fa arrivare. O il tuo compagno, che ti fa teoria in faccia. Back air. No, ok, sbaglio la gigarda, difficile da sgarrare Palutena. Pikachu non Pikachu. Palutena, se vuoi sgarrarla devi provare a prendere lo Phoenix. Esatto. È l'unico modo, non dico consistente, però sì, sì, più o meno. È abbastanza consistente in realtà. Sì. Io ricordo di aver giocato in free play con due Tony all'Icarus e non ho snappato il board una volta. Porca. Di ma chi usava? Mi ha Wario. Ah. Mi ha preso quei frame con ogni mossa del set di Wario. Vabbè, ma c'ha pure il down air che è tipo 7 mesi. Mamma mia bella. Anche col Nair, anche col Pera, tutto quanto. No, attento su Pikachu, esplode, siamo di nuovo in parità. Ma cos'è? Sta violenza. Di nuovo. E cosa allora, sta succedendo? Allora, continua. Vado a fare up tilt di continuo. No. Bel tentativo da parte di Baldo, ma non è che fa così, si va in bassino. Mi si è fumato il cuore un attimo. Povero Pikachu. Oh, F-Tilt. No, mamma mia. Cosa è successo? Aspetta, c'è stato Ferris. Ma che... Niente. Baldo è... È risaputo che è il miglior giocatore di Davos d'Italia. Nonché il miglior Ganon d'Italia. Cosa ha fatto? Quest'uomo sa la geometria. Conosce la geometria. Ah, conosce Smash. È un pazzo, un visionario. Che lo Smash era perfetto. Ok, back air, credo. Ok, Jet Guard. Combo. No, tutti intorno al bordo stanno giocando in questo momento. Ok. Siamo in situazione di parità quasi. Vabbè, sì. Però deve salvarsi. Certo, già Solaris ha percentuali un po' alti che potrebbe morire da un passo. Come se le percentuali fossero importanti, stanno sempre in kill percent da Ganon. Spero anche questo. Ma un po' invece questo stavo dentro. Perché non finisce la smash era bello, però l'ha mancato proprio un millimetro. Si è accorto da Solaris. Bellissimo, bellissimo Baldo che si mette a tempi poppare sul posto. Ma mi ha fatto un altro get up sulla smash. Bellissimo, missa la tech bar, potrebbe essere la top, ma non è. Decide di non estendere oltre Solaris. Nel frattempo Giannini ritorna a stage portando un po' non necessario. Ganon non ha... Attenzione, sale nella venue da parte del cantautore Flevo. Si lancia il controllo. Intanto Jiggly muore. No, dai, dodge dentro la smash. 2-0. Allora forma. C'è da dire set molto molto più close del precedente. Si sono sicuramente adattati Solaris e Giannini. E... Sì, ora era. Vediamo. Ti dico, c'è stato quel momento in cui hanno. Ci tipo ha fatto Ganon una certi smash tipo alla fine, dico. Adesso si stanno adattando, nel senso ho vediamo visto... se riusciranno a completare la DAP, perché questo è l'ultimo che hanno a disposizione. Guarda, ho visto che già cominciano a schivare con gli smash, vedono caricarlo, si spostano e lo evitano un millimetro. Questa volta ci ha schivato dentro, purtroppo. Solaris cosa fai? Schiva dentro la spada, poverino. Niente, che entra. Vediamo come si svilupperà la situazione. Vengono sempre le schive. Questo? Si capisce meglio. Poi con questa c'è la di verdi, quindi.
Oh, ho fatto grab su Palutena, ma è stato interrotto. Ok, F smash? Non ho capito. Il vantaggio per ora non devi capire, sul cheese. Oh, bella, mi è piaciuta, mi è piaciuta. Jigglypuff on fire. No, ti ho messo a tuo combo. Prima la combo delle due squadre lì. Un colpo a testa. Sì, 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 anche prima era successo. Dash attack. Galaxy, ti mette per sul punto la smash di Valido, che chiude lo stop del povero Pikachu. Questa cosa ho un déjà vu. L'ho già vista. Bellissima la pressione di verde da parte di Galaxy. Sì, a verde, adesso devono trovare una risposta immediatamente e resto di shield, se vogliono avere una speranza. Per restare in Winders. No! Un bel panno però Valido. Beh, c'è. Incredibile, incredibile si smash, guarda. Ma chi è? Ha tutto lui! Chiaramente chiamandosi Super Smash Bros. Smash a tutti! È assurdo! Li prende tutti lui, ha fatto tutte le stock, ha preso lui! Praticamente sta solando e si attira forse in pratica. Esatto! Gli ha fatto una stock già Gigli e basta! No, non riesco a sì, quello ha fatto la verità. Oh, bello, bello Edge Guard, ma è... Prova interno, dentro. Mi è piaciuta questa, questa è una bella azione. Però devono smettere di farsi prendere questi smash, se no... si riprendono. Siamo già in svantaggio. Presa. E... bello, mi è piaciuto. Solaris bravo a salvare i giochini in quella situazione. Ha un smash che uccide... e dura tre anni. Ha preso due persone, ha cacciato via il terzo. Scusa? Baldo perde lo stock da solo, in qualche modo. Up smash. Ha cominciato a prendere anche i suoi, perché le altre tre persone non gli bastavano. Sono no! La partita sono io. Non so se hai cioè, visto. Pausa, pausa, pausa. Vabbè, vabbè. Vabbè. Non ci dispiace. Se non mi spiace allora, non mi spiace a noi. Sono un altro F smash sulla punta proprio, guarda. Se ne vedo un altro. Basta, questa violenza su Pikachu. Poi c'erano questi personaggi così carini. Niente, Pikachu. Che vengono massacrati da, dalla Dea della Luce e dal Signore del Male, che sono in antitesi tra di loro. In realtà è buona soltanto l'apparenza. E questo, qui vediamo un 2 contro 1, nel senso tutti contro Baldo, non contro Solaris. Esatto, vediamo. Vendetta per le stock che ha preso prima. Le tinchi e prova ancora. Spot touch. Spot touch. E no, non entra neanche il pelo. Questione di pressione. E 130% Pikachu contro. E arriva. Arriva smash. Minchia, 3-0, pulita. I due peli. Pulito. Pulitissimo. Che dire? Dal set un po' unilaterale anche se gli avversari. Ma ti dico, il match è stato, stato bello. Giocata, certo. Il problema è stato quell'F smash di Ganon barra up smash che prendeva sempre sulla punta. Era proprio. Vedi che calcolava, sapeva.